Cari codisti, buongiorno, martedì mattina, secondo giorno dell'Accademia di Romain Coupry ai ragazzi. Romain sta spiegando che cosa pretende, cosa vuole dai ragazzi, e questa mattina il discorso tecnico è improntato sull'esigenza che ha un pilota di crearsi una traiettoria aggiuntiva per eseguire un sorpasso. Questo ovviamente è un lavoro ulteriore che segue i passi che sono stati affrontati nella giornata precedente. In pratica insegnare ai ragazzi come crearsi una traiettoria diversa per aggredire un pilota che vogliono sorpassare ma non molla la posizione. Chiaramente, solitamente il pilota che sta davanti tenderà ovviamente, per proteggere la traiettoria, ad entrare in curva con una traiettoria stretta. Quindi Romain sta spiegando ai ragazzi come sia possibile affrontare la curva con una traiettoria larga e trovarsi al punto di corda all'interno della traiettoria proprio nel momento in cui il pilota che sta davanti, che per proteggere la traiettoria è entrato interno, dovrà allargare. Quindi in quel punto è possibile, con il delta di velocità, avere la possibilità per sorpassarlo nel rettilineo superiore, nell'accelerazione superiore. L'importante è non stare vicini, ma arrivare ad agganciarlo con un delta di velocità abbastanza elevato. Adesso verranno messi delle fettucce su alcune curve in modo da obbligare i ragazzi a questo tipo di traiettoria, che anche se anomala, quindi non veloce in assoluto, ma permette il sorpasso e l'aggancio del pilota antecedente. Vediamo Andrea Cesari che si appresta un girettino con il suo KTM. Almeno la tua, Mattia. Vediamo Andrea. Come vedete, è perfetta chiusura del doppiaggio, perfetta chiusura del doppio. Insomma, qualsiasi cosa faccia lui la rende veramente semplice. Vi assicuro che non lo è affatto. Signori, ecco il passaggio del tema. Curva esterna, poi ripartenza esterna. Ecco i pilotini che si apprestano. Noi raggiungiamo il punto esterno e seguiamo le pressioni. Per cui scegliete un'altra traiettoria, no? Ma se siete bravi, ecco. Avete visto? Allarga all'interno, esce molto stretto proprio nel punto in cui l'altro pilota, essendo entrato interno, si trova ad essere molto lento. Quindi se un pilota vi entra interno, chiaramente dovrà uscire verso l'esterno al centro curva. A quel punto voi, con questo tipo di traiettoria, proprio mentre lui esce deve andare verso l'esterno, riuscite a sorpassarlo in questo punto. L'importante è non entrare vicini, cioè avere quei metri che servono per poter uscire in accelerazione senza prendere il sedere del pilota che vi precede e che in quel punto risulta essere notevolmente più lento di voi. Quindi quando un pilota difende la traiettoria, da considerare che non potrà fare la curva in modo veloce, perché aprirà delle porte, dovrà affrontare la curva in un modo più lento, cioè con una traiettoria più lenta per chiudere le porte. A questo punto, eseguendo la curva con una traiettoria lenta, darà la possibilità a voi di creare una traiettoria esterna, una traiettoria diversa, che anche se più lenta, ma vi dovrebbe consentire nel momento dell'accelerazione di avere quei chilometri orari in più in uscita curva che vi consentano un agevole sorpasso sul rettilineo, anche se con inferiorità di motore, perché se voi uscite 5-6 km più veloci da una curva di un altro, anche se avete meno motore, per parecchi metri continuerete ad essere più veloci e questo vi consentirà di andarvene. È un concetto abbastanza da professionisti, molto conosciuto dai piloti in velocità, nella velocità. È molto importante
valutare bene le distanze, cioè non potete entrare a culo in quello davanti, ma dovete prendervi il vostro spazio per poter avere quel delta di velocità in uscita curva. Se non avete il giusto spazio, quello che accade è che nel momento in cui siete più veloci dovete mollare il gas, perché sennò tamponate il pilota che vi precede, che ha una traiettoria completamente diversa dalla vostra, ma che si incrocia ovviamente nel punto di sorpasso. Ecco la prova con i due piloti, Cesare all'interno e Romano in esterno. Opa, avete visto chiaramente che cosa voglia dire entrare all'interno, cioè si viene buttati verso l'esterno dell'uscita curva, e il pilota che ha scelto la traiettoria esterna può tranquillamente bam, infilarlo in uscita curva all'interno con un'accelerazione maggiore. Ci spostiamo, se no mi massacrano questi bambini. Eccoli qua. Adesso Andrea ha controllato di più, ma in ogni caso opa. Spero che dal vivo sia stata più esauriente della mia modesta spiegazione tecnica. Signori Dal Fiero, da quaddisti.it, dall'Accademia di Roman Cupriare Cetto, secondo giorno, per il momento un saluto. E i ragazzini che cercano di dare, cioè, va, c'ha l'ultimo passaggio, vai, 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 se non mi ammazzano. Roman stavolta all'interno, in protezione, e questa volta Roman gli ha protetto la traiettoria, Andrea non ha potuto fare nulla. Vabbè, prossima volta, dai, 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 che ce ne vediamo un'altra, ragazzi. Ecco che arrivano. Massacreranno un'altra volta di sassarsi. Signori, da Recetto, Dal Fiero, un saluto.